Ora, come dicevo, io non ho giocato Resident Evil 3 originale, quindi non posso sapere che enigmi manchino. Ma mancano gli enigmi, cioè anche un non fan del brand si rende conto che mancano gli enigmi. Sono state tagliate anche delle sezioni. E allora, che cazzo pari a fare se non l'hai giocato il gioco? Che c'hai i poteri mistici, che vedi e prevedi, immagini che ci sono state delle scene tagliate. Come fai a saperlo? Che sei, mago mariano? E dai, bra, non ci prendi per il culo, che tu gli unici superpoteri che c'hai è il potere dei tuoi Patreon. Vedi, per quanto gli influencer, ovviamente non è solo Dadobax in mezzo a sta storia. Ci sono tutti gli influencer che hanno massacrato questo gioco che non si sa per quale motivo. Saranno professionisti quanto sia, ma c'è qualcosa che non va sempre e comunque nelle loro recensioni. E vorrei capire il perché. Iniziamo. Resident Evil 3, gli influencer per la maggior parte delle testate videoludiche, influencer e quant'altro, hanno trovato tutti gli stessi difetti. Ora li elencherò e ci porremo delle domande a riguardo. Primo problema, dura poco. E la domanda che mi faccio, scusa, ma questi influencer, questi recensori, non sono gli stessi che hanno trovato fantastici titoli come Journey, The Order e Rise? Perché Resident Evil la durata è un problema, per questi altri titoli non è un problema? Da renderlo brutto, da renderlo grave. Perché per Resident Evil 3 è grave e non lo è per questi titoli? E soprattutto, se ci pensiamo, Resident Evil 3 del passato non è che durasse così tanto, durava 6 ore, e per gli anni 90 6 ore, fidatevi, erano uno sputo. Stiamo a livelli bassissimi 6 ore, quindi durava pochissimo anche il Resident Evil 3 originale, quindi questa critica per me non regge, soprattutto perché, basato sul fatto che ci siamo abituati a queste tempistiche così ristrette e non è mai stato un problema in tutto il mondo videoludico, perché lo stanno rendendo un problema di un remake che è basato su un titolo corto? Non mi è chiaro. Altra problematica che è stata riscontrata è che nel titolo ci sono troppe cutscene. Si gioca e parte la cutscene. E scusami, ma questi recensori influencer non sono gli stessi che hanno parlato bene di titoli come Death Stranding, The Last of Us e degli Uncharted? Quindi anche qui qualcosa non torna, perché Resident Evil 3 le cutscene sono un problema, mentre in questi altri titoli che ho citato non sono un problema. Anzi, in questi titoli che ho citato certe volte si gioca anche di meno. C'è veramente il gameplay ridotto all'osso ed è scadente, al contrario di Resident Evil 3, che almeno c'è un gameplay tra una cutscene e l'altra, c'è un gameplay frenetico. Altra critica, grafica raffazzonata con molti problemi e bug. Ma questi qua, questi influencer, questi recensori, non sono gli stessi che hanno sempre parlato bene di un titolo aborto di Bethesda come Fallout 4? Cioè, Fallout 4 non ho visto i forconi per quella grafica mediocre e per quei bug scandalosi. Qui, alla fine, c'è qualche compenetrazione poligonale in Resident Evil 3 e qualche assets riciclato, ma giusto qualche, non tutto, non tutti gli assets riciclati a bassa definizione con un motore grafico di anni fa. Quindi, se avete chiuso gli occhi per Fallout 4, perché non li avete chiusi anche su Resident Evil 3? Storia tagliata. Il remake ha tante pezzi tagliati e la storia è troppo rimaneggiata. Allora, brutti stronzi, si parla di un remake, non di una remaster. Quindi è normale che il titolo è stato rimaneggiato. E soprattutto, io non ho visto queste lamentele per un remake come Medieval, che è un aborto da capo, è uno schifo, è lo schifo cosmico. Non ho visto parlar male di Medieval, che hanno avuto la possibilità di fare un remake e hanno fatto una remaster di un titolo che è invecchiato malissimo. Cioè, chi ha sviluppato il remake di Medieval non se n'è accorto che il gioco è invecchiato. Perché lì non l'avete attaccato, invece state attaccando questo remake. Soprattutto la storia. Se siete fan della saga, come vi lantate di esserlo, vi siete mai accorti che tra Resident Evil 3, il 4, il 5 e il 6 non c'è alcun collegamento? Sono tutti giochi separati, slegati e campati per aria. C'è giusto Wesker che viene nominato,
i personaggi, ma niente più, sono veramente slegati. Invece in questo Resident Evil 3, se avete notato, ci sono all'interno tutti i prototipi sperimentali degli zombie che poi vedremo nel 4, nel 5 e nel 6. Quindi c'è stato un riadattamento della trama per rendere plausibili le storie successive, anche perché non credo che andranno a fare un remake di un titolo che è uscito qualche anno fa, come Resident Evil 6, dubito. Quindi quelli là rimarranno canonici. Quindi questo Resident Evil 3, lo stravolgimento della trama per me è corretto, è stato fantastico, è stato ben fatto, hanno rispettato i punti salienti. Eh sì, fanculo che non c'è dato l'orologio, lo so che è canonico, è bellissimo, pure a me sarebbe piaciuto, però per il nuovo rifacimento della trama per me sarebbe stato troppo dispersivo. È giusto che sia stato fatto così, sia stato gestito in questo modo. Quindi non mi dà fastidio quella trama, la vedo fantastica ed è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista del collegamento. Finalmente hanno collegato Resident Evil 4 a Resident Evil 3, l'episodio di Raccoon City finalmente è collegato a Revelation, a tutti i capitoli successivi, finalmente è collegato per davvero, non è una storiella raccontata del passato, una leggenda del passato, è veramente quella. Fantastico, sono riusciti a collegare dei titoli slegati con questo Resident Evil 3, che è stato sacrificato per l'appunto, però chi se ne frega delle sottotrame di Emma Kendo o Dario Rosso o tutte le altre robe tagliate, chi se ne frega, alla fine ci sono i documenti, tu leggi i documenti, la torre d'orologio te lo guardi nei documenti, è tutto scritto là. Guardate i documenti, li guardate per Dark Souls, che è un titolo senza storia e non ve ne siete mai lamentati della meccanica di guardare, di leggere, guardare in giro la mappa per capire la storia, e ve ne state lamentando di Resident Evil 3. E dai, per me la trama è un'altra minchiata che state trovando, i tagli sono un'altra minchiata, anzi la storia è fantastica così com'è. Finalmente la serie di Resident Evil è diventata una saga solida. Quindi la mia domanda è, queste vostre critiche da dove escono? Perché? Perché avete perdonato in altri titoli questi difetti e ora vi siete ricordati che questi difetti sono dei difetti? Ma mi sembra un po' tardi. Cioè, la vostra onestà è morta con questo Resident Evil 3, anche con Death Stranding, ma con Resident Evil 3 ci abbiamo messo proprio una lapide sulla vostra onestà intellettuale. Perché se chiudete gli occhi per titoli come ho citato Death Stranding, The Last of Us, The Order, Fallout 4, eccetera eccetera, potete chiudere gli occhi anche su Resident Evil 3, quindi risulterà un capolavoro ai vostri occhi, visto che avete amato questi titoli con questi gravi difetti. Ovviamente la recensione mia è molto in linea con la loro, per carità, però loro l'hanno incorniciata nel modo peggiore. E se Capcom, dopo che ha cominciato a imbroccare la strada giusta per rendere felici noi videogiocatori, dovesse tornare indietro e tornare a fare i titoli di merda, sapete di chi è la colpa? Dei vostri amati influencer.